TV Radicale al congresso di Radicali Italiani del 2011, abbiamo qui con noi Marco Pannella, appena reduce, così potremmo dire, dal suo intervento. E volevo chiederti intanto come è andata, come avevi trovato questo congresso, insomma, e come ha accolto il tuo intervento. A me pare che il congresso, probabilmente contrariamente alle attese, c'è un'atmosfera enorme. Io sentivo gli applausi da Roma, da altrove. Sono generali, costanti e devo dire corali. Perfino con me mi pare che sono stati contenti. Io ho ricordato alcune cose che in genere non ci vogliamo ricordare, mentre sono parte importante della nostra storia. Marco, abbiamo assistito a delle piccole crisi di panico perché questi due giorni non ti abbiamo visto. De panico? No, ero crisi di speranza. Dice, forse stavolta non lo vedremo, ce la lascia campare. Ecco. No, assolutamente no. Senti Marco, il fondale, abbiamo questa scritta prepotenze, urgenza e un appello al capo dello Stato. Hai avuto modo, diciamo, tu di in qualche modo mandargli più di una volta lettere, anche lettere pubbliche, tramite messaggi, tramite la radio? L'ho rifatto adesso, in modo senza... chiaro, nel senso che la prepotente urgenza, quando ci sono delle vite, migliaia e decine di migliaia di vite e anche milioni, perché la crisi della giustizia riguarda milioni, è un'urgenza dei giorni. Sono passati 4 mesi, boh, niente, e dobbiamo stare molto attenti, perché noi siamo in una condizione criminale, letteralmente, dello Stato italiano, nemmeno quello fascista è mai stato così. Peraltro il segretario del sindacato dei direttori delle carceri, sì, ha detto che con te veramente si sta investendo con Pannella in una pace sociale, perché stanno sempre ai limiti ogni giorno della rivolta violenta. Sì, no, ma questo è perché la comunità è tale, e devo dire che i miei amici senegalesi e via eccetera, trovo lì, hanno fretta di tornare giù da loro, perché dice che vogliono fare la stessa cosa per le carceri e la giustizia di là. Quindi, probabilmente dopo queste primavere arabe, almeno per il Nord Africa, forse sicuramente le condizioni di vita là sono sicuramente migliori delle condizioni di vita nelle nostre carceri di un paese civile. Migliori, possono divenirlo, ma per il momento, lo ripeto, la democrazia reale che stiamo vivendo è come il socialismo reale. È bene che se ne occupino un po' tutti, anche i presidenti delle repubbliche. Marco, abbiamo avuto giorni scorsi l'intervento del vicepresidente del Senato, del capogruppo al Senato del PD. La memoria va all'anno scorso in cui avremmo qui Albindi, che faceva, diciamo, dei proclami di collaborazione, insomma, fiduciosi. Oggi la situazione, insomma, dei rapporti col PD è un po' peggiorata da allora. Che prospettive ci sono di collaborazione, oppure siamo sempre in quarantena politica? No, la quarantena ci si mettono loro come democratici, nel senso che le riforme sono le riforme in senso anglosassone, il paese l'ha già votata diverse volte, e loro invece hanno un solo problema: andare al governo con, l'hanno detto, Maroni, poi Bossi se vuole, Maroni, Casini, Alfano e botta loro anche Bersani, insomma, così. Voglio dire, una cosa del genere da dementi, punto e basta. Ma nelle previsioni di questo PD, che si vocifera abbia voglia inserire Casini e Di Pietro? Ho detto, loro dicono ufficialmente che vogliono presidente Casini e Maroni. Uno che vuole questo non vuole i riconoscimenti delle famiglie di fatto, quelle che ci stanno, che al 90% ne sono vittime eterosessuali e non omosessuali, per quel che riguarda. Quindi tutti i grandi problemi sociali, praticamente la Binetti se n'è andata e loro adesso gli manca, e quindi devono fare l'accordo con la Binetti pur quindi di non avere più i radicali in casa, perché ritengono, hanno ragione,
che la loro base elettorale è di militanti, se riuscisse a sapere che cosa accade fra di noi, sarebbero con noi e non con loro. Tutto qui. Il tuo video, parliamo del tuo video su YouTube, che ha fatto in qualche modo notizia, la notizia che non avevano fatto in modo straordinario, mi pare. E c'è stato appunto l'ultimo sondaggio di mi ricordo come si chiama il sondaggista, di Crespi, che ha dato ovviamente e ha collegato appunto un incremento, diciamo, dell'interesse verso i radicali proprio al fatto che questo video sia circolato e probabilmente anche proprio nelle parti più dure, che nelle televisioni e nei TG non venivano mandati, proprio quelle, insomma, le cose un po' più antipatiche. No, per la verità loro hanno riferito i fatti, poi leggendo questi fatti tutti ne traevano una conseguenza. Beh, diciamo, in questo caso, dopo di questo, era evidente anche a causa di questo, tutto qui. Quindi, insomma, questo internet serve per qualcosa? No, ma il problema è che bisognerebbe evitare che serva al potere, tutto qui, è un problema. Dobbiamo sottrarlo come l'editoria dei giornali al potere? Eh sì, ma appunto è una battaglia da fare e siamo pronti a fare anche questa. Il Voi Radicale ringrazia Marco Pannella, gli auguro buona cena e buon congresso. Grazie a te. Grazie, ciao.